dal telegiornale di Imperia TV. Sciopero e manifestazione quest'oggi per i lavoratori della Piaggio di Villanova d'Albenga e Genova che chiedono di veder garantito il proprio stipendio. Il corteo si è sciolto soltanto dopo che il ministro Luigi Di Maio ha fatto sapere che procederà celermente alla nomina del commissario per la gestione dell'azienda. Vediamo. Allora, ieri, come dire, abbiamo fatto tutte le pressioni possibili sia noi che le istituzioni, e quando dico istituzioni dico intervento del prefetto, intervento del ministero con una nota, intervento di sindaci e di tutti quelli che fino ad oggi hanno cercato di darci una mano a risolvere questa roba. L'unico soggetto che aveva la disponibilità e la possibilità di firmare i bonifici per lo stipendio di novembre era l'amministratore delegato. Questa mattina il presidente della regione Giovanni Toti è sceso in piazza a fianco della Coldiretti a sostegno degli agricoltori e pescatori liguri che hanno subito danni che sfiorano i 100 milioni di euro a seguito del crollo del ponte Morandi e del maltempo delle ultime settimane. Toti ha anche firmato la petizione per prevenire le frodi alimentari. Sentiamo. Questa mattina il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, è sceso in piazza a fianco della Coldiretti in sostegno di agricoltori e pescatori liguri che hanno subito danni che sfiorano i 100 milioni di euro a seguito del crollo del ponte Morandi e del maltempo delle ultime settimane. Toti ha firmato anche la petizione per prevenire le frodi alimentari, proteggere la salute dei consumatori e chiedere all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti. Io vuole essere semplicemente una presenza per testimoniare che so perfettamente quanto è difficile oggi fare impresa in questo paese, so perfettamente quanto è difficile fare impresa agricola in questo paese e per fare i complimenti a chi ha avuto l'idea di portare il mondo agricolo qua in Darsena, perché se esistono le città, esistono perché c'è una campagna che le nutre normalmente in modo, soprattutto nel nostro paese, efficace e efficiente con grandi prodotti di qualità che costano tantissima fatica. In un mondo che ha una crisi profonda delle imprese più tradizionali, io fino a pochi minuti fa mi stavo occupando, come avrete letto, degli stipendi non pagati ai lavoratori Piaggio, che a Savona vivono un momento particolarmente difficile. Io credo che le eccellenze, riscoprire le eccellenze del nostro territorio dell'agricoltura possa essere non solamente una soddisfazione e un aumento della qualità della vita di ciascuno di noi, ma anche uno sbocco importante per tanti giovani, per tante famiglie che ci possono dare una mano, non solamente a aumentare la qualità della vita, non solamente ad aumentare il nostro prodotto interno lordo, ma anche a tenere quei territori. Troppo spesso si parla di dissesto, di grandi cantieri, e li stiamo facendo, ma per tenere in ordine un paese tutti i giorni c'è bisogno di lavorarci tutti i giorni e di lavorarci anche nelle parti dove è più complicato lavorare. Ieri abbiamo avuto la notizia che i muretti a secco sono un patrimonio immateriale dell'UNESCO. Io credo che un po' di questo patrimonio sia anche nelle vostre mani, nelle vostre schiene, di chi vi ha preceduto, di coloro che hanno aperto le vostre aziende, se siete una tradizione familiare in questo senso. Astronautica Imperia è già al lavoro per trovare nuovi sponsor per le vele d'epoca dopo la notizia della rinuncia di Panerai a organizzare il Panerai Classic Yacht Challenge. Intanto è saltato l'accordo fra lo Yacht Club Imperia e il consorzio Columbus per partecipare alla Coppa America 2021. Il servizio. Dopo la notizia da parte di Panerai di annullare il Panerai Classic Yacht Challenge, ora il mondo della vela imperiese subisce anche il colpo della rinuncia all'iscrizione alla Coppa America annunciata proprio all'ultimo raduno di vele d'epoca. Il gruppo che ha raggiunto Imperia per finanziare Columbus 2021 con un investimento di 80 milioni di euro alla fine non ha trovato l'accordo con lo Yacht Club imperiese. La situazione non è ancora chiara, ma l'iscrizione alla Coppa America, che sarebbe costato 1 milione subito e altre 2 da qui a fine anno, di fatto non è stata formalizzata nei tempi previsti.
e ben difficilmente la cosa potrà essere recuperata in seguito. Intanto, per quanto riguarda il raduno di Vele d'Epoca, Astronautica Imperia si è attivata per la ricerca di nuovi sponsor. La notizia, anticipata ieri sera da Imperia TV, è coincisa con la riunione dell'assemblea dei soci di Astronautica. Il sodalizio imperiese della Nautica ha evidenziato che la decisione di Panerai non significa la fine delle Vele d'Epoca di Imperia e che si sta già guardando al futuro, forti del riconoscimento degli sponsor per il lavoro svolto nell'ultima edizione. Il Consiglio di amministrazione di Banca Carige ha tracciato le linee guida del nuovo piano industriale. Il documento dovrà essere approvato nel primo trimestre del prossimo anno, in particolare in un servizio. Il Consiglio di amministrazione di Banca Carige ha tracciato le linee guida del nuovo piano industriale a seguito del Capital Conservation Plan, approvato nel corso della seduta, cui viene data immediata esecuzione mediante la determinazione delle condizioni e dei termini di emissione del prestito subordinato T2, in collocamento a partire da oggi, compreso tra 320 e 400 milioni di euro. È stata poi autorizzata l'operazione che accelera l'esercizio 2018, il de-risking, consistente nel conferimento di un portafoglio sofferenze pari a 0,9 miliardi tramite cartolarizzazione, per la quale è stato deciso di chiedere garanzia statale. È stato infine nominato il Chief Risk Officer Roberto Torresetti. Carige ha fatto sapere che le linee guida del nuovo piano industriale sono in coerenza con le indicazioni ricevute dalla Banca Centrale Europea lo scorso 14 settembre e l'approvazione del piano è prevista nel primo trimestre 2019. Grave incidente questa mattina a Pian di Poma, lungo l'Aurelia. Un motociclista si è scontrato violentemente contro una macchina, rimanendo ferito. Vediamo. Incidente questa mattina a Pian di Poma, intorno alle 13.30, lungo l'Aurelia. Una moto Triumph condotta da un uomo si è scontrata contro un'auto Nissan con un impatto talmente violento da scaraventare il motociclista sul tetto dell'utilitaria, sulla quale viaggiavano due persone rimaste illese. Stando a quanto fino ad ora ricostruito, l'auto, condotta da un giovane, stava svoltando a sinistra per immettersi in una via laterale, quando è stata centrata in pieno dal motociclista che viaggiava sull'Aurelia ed è rimasto ferito. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118 e un equipaggio di ospedaletti emergenza, presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia stradale. Vista la gravità dell'incidente, la centrale operativa del 118 ha inizialmente allertato l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, fatto rientrare in un secondo momento. Il ferito è rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, al termine delle quali è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Boia in codice giallo di media gravità. A Valle Casia proseguono le ricerche della donna di 74 anni dispersa. Si sospetta che la donna possa essere caduta in mare. Mobilitazione dei soccorsi a Valle Crosia per le ricerche di Rita Martini, 74 anni, che da 3 giorni ha fatto perdere le sue tracce. L'allarme è stato lanciato dalla sorella nella zona, stanno operando vigili del fuoco, intervenuti anche con il nucleo sommozzatori, volontari della protezione civile e carabinieri presenti anche con unità cinofile. Sono stati proprio i cani dell'arma a indirizzare le ricerche purtroppo verso il mare, dove questa mattina si sono immersi i sommozzatori dei pompieri. Rita Martini, pensionata ed ex volontaria presso la Caritas, non risulta abbia mai mostrato segni di depressione, ma il fatto che il fiuto dei cani abbia spostato le ricerche prima lungo il fiume Verbone e poi sul mare lascia pensare che l'anziana possa aver perso la vita cadendo in acqua e non si esclude neanche l'ipotesi del suicidio. Le ricerche, in particolare con le unità cinofile dei carabinieri di Firenze, sono partite dall'abitazione della donna in via Angeli Custodi e da qui i cani hanno condotto i soccorritori lungo la strada fino all'incrocio con via Roma, quindi sul solettone nord, e da qui ancora lungo via Cristoforo Colombo fino al mare. Entreranno in servizio dalla prossima settimana i 3 bus a idrogeno della Riviera Trasporti di Imperia. La presentazione del progetto si è svolta stamani a Sanremo nell'ambito di un convegno ospitato al Palafiori. Al termine dei lavori è stata compiuta una visita alla stazione di rifornimento in Valle Armea. Vediamo. Dalla prossima settimana entreranno in funzione i 3 bus ad idrogeno. Oggi è avvenuta la presentazione del progetto della Riviera Trasporti nell'ambito di un convegno al Palafiori a Sanremo. Ma qual è la novità? La novità è che siamo riusciti a portare a compimento, in porto, questo progetto che
ci consente di utilizzare sulla tratta Sanremo-Taggia dei pullman che sono alimentati a idrogeno. E questa è una fase conclusiva di un progetto che è stato abbastanza complicato, abbastanza lungo nella sua genesi e nel suo percorso, ma che oggi ci vede finalmente dire siamo arrivati in porto. E questo è un motivo di soddisfazione per l'azienda, tanto perché si capisca è una delle tre aziende in tutta Italia che da lunedì utilizzerà dei pullman all'idrogeno. Le altre due sono l'azienda di trasporto pubblico di Milano e di Bolzano, quindi due città diciamo, che hanno fatto della sostenibilità e della mobilità sostenibile un punto di forza. E, certo, è un piccolo passo, continueremo a perseguire questo tipo di obiettivi, di investimenti su una mobilità sempre più dal punto di vista ambientale sostenibile. Abbiamo al contempo da fare i conti con la realtà quotidiana, che è una realtà molto difficile, è una realtà che ci vede in questo momento in difficoltà dal punto di vista economico. Stiamo cercando di uscirne fuori, soprattutto per dare un miglior servizio agli utenti. La particolarità di questi mezzi a idrogeno? Mi piace cominciare dicendo che, essendo direttore della filovia della Riviera Trasporti, questi mezzi sono in qualche modo la prosecuzione dei filobus e sono l'avvenire anche dei filobus, nel senso che sono assolutamente dei mezzi elettrici, come lo sono i filobus. La particolarità che li distingue dai filobus è di non avere le aste per la captazione della corrente dalla rete, però in tutto e per tutto sono dei mezzi elettrici. Infatti l'idrogeno non è utilizzato come combustibile sui mezzi, ma serve per produrre energia elettrica e è questa che fa muovere questi mezzi avveniristici. Per il momento sono tre i mezzi che verranno utilizzati nella tratta Sanremo-Taggia. Certamente, sono tre mezzi che verranno utilizzati sulla tratta che lei ha detto, la Sanremo-Taggia, anche per il fatto che della linea filoviaria esistente, quella che va da Taggia fino a Ventimiglia, il tratto che non stiamo utilizzando da qualche anno è proprio quello tra Taggia e Sanremo. Quindi l'idea è di sostituire un mezzo elettrico, il filobus, con un altro mezzo elettrico che ha impatto ambientale zero come i filobus. Insomma, è un futuro sempre più tecnologico? Certamente, anche con le nuove normative che l'Unione Europea si appresta a varare, che riguarderanno il fatto che i centri urbani non dovranno più essere attraversati da mezzi a gasolio e quindi l'elettrico è senz'altro il futuro, che sia il filobus rinnovato, come hanno avuto modo di dire sia il nostro presidente che il presidente della provincia, oppure con i mezzi a idrogeno. Presenti stamani a Sanremo alla presentazione degli autobus a idrogeno anche l'assessore regionale Gianni Berrino, il presidente della provincia di Imperia Fabio Natta e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. Soddisfatto per il traguardo raggiunto? Sì, un progetto molto importante, risale al 2010, nel 2010 poteva essere quasi fantascienza, ci sono voluti 8 anni per arrivare alla fine e oggi avremo la possibilità qua in provincia di Imperia e qua nel ponente della provincia di salire su dei mezzi che ci catapulteranno un attimino nel futuro, perché è chiaro che la propulsione a idrogeno è molto particolare. Quello che è bello è che siano autobus completamente green, a emissioni zero, che in questa provincia nasca uno dei primi distributori a idrogeno d'Italia, mi sembra che il più vicino sia il Brennero, e che diamo modo in Liguria di dimostrare in Italia e in Europa che crediamo nel trasporto a emissione zero. Ricordo le reti filoviarie, lo stesso qua della provincia, di Spezia e di Genova, che contribuiscono, ripeto, a far sì che il trasporto pubblico sia meno inquinante possibile.
sugli 8 anni che ci sono voluti per arrivare a questo, sono stati 8 anni complicati in cui però tutti gli attori, anche succedutisi nel tempo, anche trasversalmente appartenenti a colori politici differenti, hanno voluto portare avanti e ce l'abbiamo fatta. Ringrazio naturalmente Riviera Trasporti e i lavoratori che sono in particolare difficoltà, lo si sa, ma che hanno accettato di buon modo di essere parti e attori anch'essi di un progetto che porta questa parte di provincia a essere una delle più innovative in Europa per quanto riguarda i trasporti. Al via allora l'utilizzo di mezzi alternativi e compatibili. Direi proprio di sì, è una scommessa nel segno dell'innovazione, nel segno dello sviluppo, nel segno della ricerca di qualche mezzo alternativo, moderno, compatibile e da tutti i punti di vista anche sfidante, se vogliamo. È stata una vicenda molto lunga, l'amministrazione provinciale in carica si è trovata ad affrontarla in un momento in cui sembrava che questa vicenda non dovesse finire bene, grazie agli sforzi fatti dal CDA di Riviera Trasporti, col presidente Benzo prima, col presidente Giordano poi. Qui con noi il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, bus a idrogeno che per adesso riguardano anche la città di Sanremo. Sì, un progetto che è iniziato diversi anni fa e oggi finalmente si arriva alla finale, alla parte conclusiva. Gli autobus a idrogeno saranno elettrici, partiranno da settimana prossima a circolare presso il nostro territorio e sicuramente è un segnale positivo. Questo si aggiunge anche alla possibilità di partecipare a un finanziamento che è nato negli scorsi mesi proprio dal Ministero delle Infrastrutture, il quale il Comune di Sanremo insieme ai comuni da Taggia e Ventimiglia hanno deciso di partecipare per riqualificare e potenziare tutta la filovia e ci darà anche la possibilità di acquisire nuovi mezzi. Al termine degli interventi, degli ospiti, tutti a bordo del bus ad idrogeno verso la stazione di rifornimento in Valle Armea per la visita all'impianto. Ci fermiamo un istante e state con noi. Buongiorno a tutti amici di TG Events, oggi ci troviamo a Limone Piemonte per lo Ski and Bike Expo. Ci troviamo con il testimonial della manifestazione, lo Yeti e il signor Elio Bottero. Dunque Elio, ci racconti indicativamente la manifestazione. Dunque la manifestazione è molto intensa, abbiamo gli espositori, i fornitori di sci, scarponi, attrezzo all'esterno con i loro gonfiabili presenteranno le novità del 2019. All'interno del negozio tutte le novità dell'abbigliamento sempre presentate direttamente dalle ditte case madri. Poi durante il giorno ci saranno dei test di biciclette, di e-bike e il foot and darf. L'ho detto a romanesco, aspettiamo un italiano. Foot darf, cioè si tira il pallone come fosse un tiro a segno. In che senso? Poi faremo anche delle foto con lo Yeti, poi alle 5 ci sarà l'estrazione, quella ufficiale, con un paio di sci Bottero, un completo della Colmar e una bicicletta primo premio, una e-bike, city bike della Wheeler Triestina. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito alla manifestazione qui da Bottero Ski. Grazie allo Yeti ovviamente di essere qui con noi. Limone Riserva Bianca pronta all'apertura per il 30 novembre, vi aspettiamo con una giornata eccezionale. Ciao a tutti, sono Federico del gruppo Rossignol e vi farò vedere i prodotti nuovi della stagione 18-19 per quanto riguarda il marchio Rossignol. Sono qua molto molto in soggezione con la presenza ingombrante qua dello Yeti, ma in fondo è bravo. Però si addice esattamente a quello che è il nostro marchio, appassionati di neve, appassionati di sci. Siamo qua da Bottero con la nuova gamma Fisher che ci presenta le nuove linee del racing e le nuove linee
Ranger per quanto riguarda il freeride e l'alpinismo. Siamo qua da Bottero Ski e siamo qua a presentare i prodotti fantastici di Salci Occhiali. Ma ora andiamo a chiedere a turisti e cittadini cosa pensano di Bottero Ski. Venite con noi! Un negozio sempre all'avanguardia e disponibile per i suoi clienti, il migliore. E un vulcano di idee. Il miglior negozio per tutti gli sportivi. Bottero Ski non è solo ski ma è anche bike, abbiamo un vasto parco bici a noleggio, dalle biammortizzate alle front, alle city bike per muoversi in città e poi ci sono le bici da enduro per i più esigenti sulle discese. Ricordiamo che il primo premio è la bici, il secondo sono un paio di sci, il terzo cos'è? I terzi, perché sono due terzi, abbiamo giacca da donna, giusto, e giacca da uomo. Il 13.335. Attenzione, il numero, siamo sui 14.492. Per il primo premio con le bike, eccolo qua, attenzione. Ok. Marco, qua ci vuole tutta la tua classe, la tua calma, la tua eleganza per essere chiari e diretti. Prego il numero. Il numero alla volta è lo 017, quindi 0176, 0176, 8. Quindi teoricamente 1768. Esatto, bravo Marco. Io farei un grandissimo applauso a Bottero Ski e a tutto lo staff, a tutto lo staff, a Elio, a tutto Bottero per questa giornata meravigliosa. Polemiche tra maggioranza e opposizione e anche all'interno della stessa opposizione seguite al voto in consiglio comunale a Imperia sulla cittadinanza onoraria al capo della polizia è intervenuto il consigliere di minoranza Roberto Saluzzo. Ai nostri microfoni Saluzzo ha puntualizzato la posizione del suo gruppo nei confronti dell'amministrazione. Sentiamo. Consigliere Saluzzo, dopo il voto relativo alla cittadinanza onoraria al capo della polizia Gabrielli, che è diventato un caso, Imperia, c'è anche l'aspetto politico dell'opposizione, alcuni partiti dell'opposizione che vi accusano di essere un po' filo maggioranza, ma allora Imperia di tutti è in opposizione filo maggioranza, com'è la posizione dei socialisti, mi permetto di dire a questo punto? Ti ringrazio Andrea per l'opportunità che ci dai di chiarire questa cosa. Bisognerebbe fare un pochino di scuola di politica, un attimo l'ABC proprio della politica e capire che differenza c'è tra opposizione e minoranza. Diciamo che le elezioni sono finite, la campagna elettorale soprattutto è finita e quindi noi adesso cerchiamo di fare la minoranza, non l'opposizione. Ho sentito qualcuno citare come grande politico Fossati, che tempo fa ha detto una frase che più o meno suonava così. Lui diceva: io condivido la pratica, ma essendo all'opposizione voto contro o mi astengo. Io credo che sia una grandissima scemenza, perché io invece che sono in minoranza, se condivido la pratica la voto, se non la condivido non la voto. Ed è per questo che noi, condividendo nel merito la pratica della cittadinanza onoraria a Gabrielli, abbiamo votato a favore. Qualcuno è uscito dall'aula e secondo me è un modo di fare opposizione molto duro, che abbiamo fatto anche noi, l'abbiamo fatto in occasione della votazione dei riequilibri di bilancio,
perché non era stata fatta la commissione seconda, la commissione di bilancio, quindi noi abbiamo ritenuto leso un diritto democratico di discussione e quindi siamo usciti e abbiamo invitato anche gli altri ad abbandonare l'aula. In questo caso non ci sembrava il caso di fare un atto così forte, così duro, abbiamo votato a favore della pratica, non abbiamo puntato il dito sul proponente della pratica, perché ricordiamocelo che le elezioni sono finite, l'amministrazione che attualmente governa Imperia è stata legittimata da un tribunale e quindi dobbiamo prendere atto di questa cosa e non puntare il dito sul proponente, ma analizzare le pratiche, studiare e approfondirle. Insomma, respingete l'accusa di linea morbida verso il sindaco Claudio Scajola, rivendicate una linea di coerenza, lo vogliamo definire così? Assolutamente sì, noi cerchiamo di essere coerenti con le nostre idee, noi portiamo avanti un'idea di città assolutamente diversa da quella dell'amministrazione Scajola, sulle pedonalizzazioni, su queste cose, su via Santa Lucia ad esempio. Noi abbiamo fatto una battaglia che nessun altro della minoranza ha fatto, perché è nel nostro DNA, nella nostra cultura, però su altre cose che condividiamo assolutamente noi voteremo sempre a favore. Il Consiglio Comunale di Alassio ieri sera ha approvato all'unanimità la delibera di conferimento della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato con una cerimonia in programma il prossimo 7 dicembre. Sentiamo il sindaco di Alassio, Marco Melgrati. Grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità del Consiglio Comunale di Alassio alla cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, che verrà rappresentata dal questore di Savona in rappresentanza del prefetto Gabrielli. E abbiamo raggiunto l'unanimità dei votanti, dei partecipanti, di tutto il Consiglio Comunale presente, di tutti i gruppi. Dispiace che episodi vergognosi come quelli che sono accaduti a Imperia diano discredito a una città come Imperia, che non meritava una posizione di questo tipo di alcuni elementi della minoranza e che danneggia tutti i cittadini di Imperia. Credo che Alassio questa volta possa dare un esempio di coesione e di attaccamento a un'istituzione come la Polizia di Stato, che lavora sul territorio per difendere i cittadini e per promuovere quello che è la sicurezza del territorio. Ha preso il via ad Ortovero la rassegna Calici e Stelle, che mira a promuovere i prodotti e i vini del territorio attraverso ricette elaborate da chef stellati. L'iniziativa è sostenuta dal comune di Diano Marina nell'ambito della rassegna aromatica e dall'associazione Vite in Riviera. Questo splendido e profumatissimo mazzetto di erbe aromatiche, peccato che microfono e telecamera non possano ancora trasmettere i profumi, chissà che in futuro la tecnologia non ci aiuti anche in questo, ci ricordano che la serata parte anche da Diano Marina, anche da Aromatica, la rassegna che il comune di Diano Marina dedica alle nostre erbe, ai nostri prodotti tipici. Qui c'è Davide Carpano, che è l'assessore al turismo e manifestazioni del comune di Diano Marina. Beh, una trasferta a Ortovero, perché la promozione si fa in tutto il territorio, Carpano. Sì, esattamente, si fa in tutto il territorio e per noi riteniamo anche l'entroterra una cosa importantissima da valorizzare, soprattutto a livello turistico, perché l'entroterra nostro merita di essere visitato e essere veramente conosciuto dappertutto. E avete studiato un connubio, direi, molto interessante e stuzzicante con Vite in Riviera, perché insomma c'è questa provocazione di chiamare chef stellati che arrivano da fuori, dargli i nostri prodotti e dire: e adesso fateci vedere cosa sapete fare. Adesso fateci vedere cosa sapete fare e soprattutto guardate che cosa facevano, cosa si può fare con i nostri prodotti. È una cosa importantissima far conoscere i nostri prodotti all'esterno del nostro territorio. Anche perché questi prodotti veramente stanno catturando l'attenzione degli chef, stanno appassionando, perché poi uno chef è sempre pronto a nuove scoperte e a nuove sperimentazioni in cucina, basta sapergli offrire il prodotto giusto. Ovviamente, e questo posso dire che le aromatiche nostre, io sono appena tornato da Golosaria a Milano, dove abbiamo
portato le nostre aromatiche e hanno colpito tutto il mondo della fiera di Golosaria, tutti gli ospiti milanesi che sono rimasti entusiasti proprio dei nostri prodotti. È una cosa importantissima perché oggi anche gli chef stellati hanno nella loro cucina un piccolo giardino dove coltivano queste erbe aromatiche. Noi abbiamo la fortuna che ce ne abbiamo tante e riusciamo a coltivarle tutto l'anno e quindi riusciamo anche a importarle, esportarle e tutto questo. Massimo Enrico, presidente del Consorzio Vite in Riviera. Beh, intanto direi cominciamo dall'inizio e ricordiamo al pubblico che cos'è Vite in Riviera. Vite Riviera è una rete di impresa costituita da 25 aziende vitivinicole e anche due olivicole che fanno parte territorialmente del Ponente Ligure, quindi da Savona fino ai confini di Ventimiglia. Sono 25 aziende che si sono unite, associate in questa rete d'impresa per cercare di promuovere proprio al meglio tutto quello che è il prodotto del Ponente Ligure. Siamo nell'enoteca regionale, sede di Ortovero, quindi sicuramente vino, sicuramente olio, ma in questo frangente che abbiamo voluto creare vogliamo andare un pochettino oltre, cercare di abbinare al vino e all'olio tutto quello che è anche la componentistica di terra e mare delle prodotti che il nostro territorio ci sa dare. In una serata come questa andiamo a scoprire non il tradizionale coniglio alla Ligure che del resto conosciamo già bene, ma scopriamo come i prodotti di Liguria possono essere preparati da chef della Lombardia in questo caso e quindi dare vita a dei piatti eccezionali. Esatto, hai centrato perfettamente il punto. Noi abbiamo voluto creare questi eventi, oggi siamo una prima di 4 serate. Qualcuno ci ha fatto la domanda, ma perché non uno chef stellato Ligure? Domanda ovvia e anche pertinente. È una scelta che abbiamo voluto fare. Abbiamo voluto proprio mettere alla prova il prodotto del territorio Ligure, terra, mare, vino e olio, nelle mani, nell'estro, nel cuore di uno chef stellato che viene da fuori regione. Sappiamo bene la ristorazione Ligure, come si comporta, come lavora bene sul prodotto Ligure. Abbiamo voluto creare questo connubio fuori regione col prodotto del Ponente. La prima serata di Calice e Stelle ha visto la presenza ad Ortovero dello chef stellato Tommaso Arrigoni di Milano. Abbiamo così scoperto, tra l'altro, che lo chef Arrigoni ha mosso i primi passi in cucina in uno storico locale di Imperia. Sentiamo. Tra i fornelli è giusto incontrare uno chef, in questo caso un grande chef stellato, Tommaso Arrigoni da Milano. Beh, Milano sì, ma con un legame, Tommaso, a questa Liguria che fa parte un po' della tua storia. Ho iniziato a muovere i primi passi proprio in Imperia, quando avevo 13 anni e mezzo, ero un bambino. Tra la prima alberghiera e la seconda alberghiera d'estate ho fatto la stagione alla Lanterna Blu, che è un ristorante storico di Imperia al quale sono molto legato sentimentalmente perché lo chef Tonino mi ha insegnato, è stato uno dei pochi che mi ha trasmesso la passione per questo lavoro. Lui è un ristoratore vero, era veramente un grande istrione. Tonino, oggi c'è il figlio, sì, Massimo. Oggi c'è il figlio Massimo, Tonino, con il quale ho lavorato perché lui era in cucina in quel periodo, però il padre devo dire che mi ha lasciato veramente tanto, veramente tanto. E Tonino sapeva anche non solo gestire la cucina ma anche la sala, era veramente lui protagonista. Era il ristoratore per eccellenza, lui era veramente, era un ristoratore vero. Io mi ricordo che mandava i fiori quando arrivavano gli yacht, aveva i suoi informatori, mandava i fiori sugli yacht, andava a prendere, aprire le portiere alle signore fuori dal ristorante quando arrivavano con la macchina. Era veramente un sigaro ai signori, perché a quei tempi si poteva sigaro, sì, no, tutte queste piccole chicche che facevano stare veramente bene gli ospiti. Poi la cucina era straordinaria, c'era una materia prima incredibile, il vivaio di fronte al mare. Ho dei ricordi veramente straordinari, anche se un po' offuscati perché comunque ero un bambino e quindi sono passati un po' di anni. E adesso invece sei cresciuto, hai un tuo ristorante meraviglioso a Milano, un ristorante che sa trasmettere anche un po' di emozioni. Sì, beh, è quello che proviamo a fare. Insomma, come dicevo prima, non bisogna essere solo dei grandi chef o dei bravi chef, bisogna essere dei ristoratori, bisogna saper fare accoglienza. Il nostro è un lavoro complesso, veramente molto complesso. E quindi fare delle esperienze come quelle che ho fatto sono veramente importanti per poi arrivare dove si vuole arrivare.
Complimenti. Grazie. E beh, a questo punto possiamo veramente mandare con Tommaso Arrigoni un saluto a Massimo e al grande indimenticabile Tonino, che tra l'altro Tonino è nostro assiduo ascoltatore, non perde mai un'intervista, quindi resterà stupito a bocca aperta. Probabilmente non si ricorderà di me, però mi farebbe molto piacere se vedesse questa cosa, e insomma, perché io ce l'ho nel cuore, quindi è bello. Dal 4 al 9 dicembre a Borgo San Dalmazzo, nella vicina provincia di Cuneo, torna la tradizionale Fiera Fredda e la Fiera Nazionale della Lumaca, giunta alla 49esima edizione. L'evento è stato presentato dall'ATL Cuneo. Vediamo. Siamo pronti per iniziare questa 449esima edizione, ha un significato grandissimo non solo per la nostra città ma per tutto il nostro territorio, per questo modo di essere cuneesi, dove le tradizioni, dove il passato è comunque una narrazione che si protrae nel presente, ma un presente che guarda anche il futuro. Quindi all'interno della Fiera Fredda ci saranno tante novità gastronomiche, anche di spettacoli, di sport, di cultura, di sociale e anche di tecnologia, perché noi vogliamo protrarre questa Fiera Fredda anche nel futuro, dando spazio ai giovani, alle nuove tecnologie, insomma una fiera che si rinnova e ha una forza della tradizione che sicuramente rappresenta un contenuto del passato, ma questo contenuto è narrato anche nel presente in modo tecnologico, in modo innovativo, in modo anche avvincente e attraente, per cercare di attrarre appunto tutto quel vasto pubblico che da sempre ci segue, che da sempre è amante di queste gastronomie, di queste tradizioni che sicuramente fanno la differenza del nostro territorio cunese. Il 25 settembre scorso c'è stata la giudicazione definitiva in favore dell'associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca, soprattutto una giudicazione che non riguarda solo la 449esima edizione ma anche le due successive, quindi siamo molto emozionati. È stato fatto tanto lavoro in questo mese con il neo presidente Orazio Puleio, con tutti i soci, volontari e consiglieri dell'Ente Fiera, e soprattutto sono stati fatti lavori che comunque riguarderanno anche le successive due edizioni. Siamo molto emozionati, ci sono delle novità che partono dalla grafica, come potete vedere, perché abbiamo deciso di rappresentare la Lumaca in tutta la sua realtà, novità che riguardano la cucina, il pala Lumaca, novità che riguardano poi la tecnologia. Già nella precedente edizione avevamo deciso di lasciare spazio alla tecnologia e anche in questa abbiamo cercato di sviluppare maggiormente il tema. Sì, la Fiera Fredda si svolgerà dal 4 al 9 dicembre, se tutto pronto. Per quanto riguarda un po' la logistica e gli allestimenti, resteranno più o meno come tutti gli altri anni. Come novità stiamo lavorando un po' sul cambiamento della veste grafica e valorizzare un po' più la cucina della Lumaca. Infatti ci saranno delle novità nei piatti e tutte queste cose qua. Diciamo che stiamo facendo dei piccoli passi per il prossimo anno, che festeggeremo 450 edizioni. E allora ci stiamo un attimino muovendo in quel senso lì. Siamo ormai arrivati all'ultima parte di quello che è il nostro autunno con gusto, quindi tutti gli eventi dedicati all'enogastronomia del territorio di Cuneese, che prenderanno vita proprio nel mese di dicembre. Dalla trippa di Racconigi, passando per la Lumaca di Borgo San Dalmazzo, una di quelle fiere alle quali sono particolarmente affezionato, una delle fiere tra l'altro più antiche del territorio cuneese, ma anche d'Italia, perché arriviamo quest'anno alla 449esima edizione, che promuove quello che è un prodotto veramente di nicchia, la Lumaca di montagna, quindi una fiera particolare. Ma una delle grandi fiere del territorio, come grandi sono tutte le grandi fiere che animano tutto l'autunno qui. L'angolo di Daniele Lacorte ci parla oggi di nuove tecnologie. Le nuove tecnologie non lasciano più molto spazio al tradizionale. Tutto è automatico e chi non usa il computer per connettersi a internet viene tagliato fuori. È considerato fuori gioco sotto tutti gli aspetti. Siamo all'assurdo: per iscrivere il proprio figlio a scuola o per altre mille faccende di carattere burocratico occorre fare domanda per via telematica. I più non sanno come districarsi tra finestre e finestrelle di una burocrazia difficile da capire. Già con il cartaceo, immaginatevi con la diabolica informatica. Siamo allo stress da computer e l'assurdo cresce ogni giorno. Posta certificata, modelli sulle sigle,
più da laboratorio chimico per analisi cliniche che per compilare una richiesta di documenti, è difficile che un comune vi dica: beh, lasciate perdere, facciamo noi o qualsiasi altro ente pubblico, per non parlare poi dei privati che magari sono più comprensivi. Così, andando avanti di questo passo, chi non ha un computer in casa è tagliato fuori dalla vita civile. Ma vi sembra logico? A scuola insegneranno telematica, ma alle nuove generazioni, non certo ai molti cinquantenni, sessantenni e settantenni, e più che, non essendo più all'altezza dei tempi, ma pur sempre arzilli, non ci prendono molto con certe diavolerie. Ma oggi viviamo nel mondo della tecnologia, della esasperata tecnologia. Si eleggono i rappresentanti del popolo anche attraverso piattaforme internet, mentre un buon 45% non conosce minimamente il meccanismo. I tecnologici, i tecnocrati forse non sanno che c'è ancora un'alta percentuale di italiani semi-analfabeti, e che gli analfabeti non sono ancora estinti. Un tasto e via, così tutto diventa stress, tensione e conseguentemente caos. Adesso sentiamo i viei eventi, poi la situazione cantieri sull'autostrada dei fiori. Di seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Italia, carreggiata sud, tra Ventimiglia e Bordighera, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta, per adeguamento della galleria Siestro dal 26 novembre al 2 dicembre. Come sempre diamo uno sguardo al quadro meteo. Domani, sabato 1 dicembre, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata. Nuovo parziale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Umidità su valori medi, venti settentrionali tra moderati e localmente forti in mattinata in attenuazione. Mare in calo da mosso a poco mosso. Dopodomani, domenica 2 dicembre, cielo in prevalenza coperto con deboli precipitazioni sparse. Non si escludono locali schiarite agli estremi della regione. Umidità su valori medio-alti, venti deboli, inizialmente settentrionali in rotazione dei quadranti meridionali, ma è poco mosso. Il telegiornale termina qui, grazie per l'ascolto e buona serata.